attendibile e che quella CTU sia affidabile, attendibile e conforme alle norme. Cioè, mi spiego meglio, per chi di voi è CTU presso qualche tribunale, è noto che i consulenti tecnici di parte, secondo il codice di procedura civile, non possono essere nominati dopo il primo incontro attività paritaria. Se in mediazione, essendo un contesto che il legislatore stesso ha definito informale, io consento, visto che magari la parte che aveva scelto di non dotarsi di un proprio CTP, di un proprio consulente tecnico di parte, al terzo incontro attività paritaria, di dire: beh, però adesso guardi, mediatore, guardi CTU, effettivamente io non sono più in grado, alla luce di quello che sta emergendo, di assistermi da solo, quindi adesso vorrei nominare un CTP. Non va fatto. Perché come in giudizio, oltre il primo incontro dell'attività peritale, non è più possibile nominare consulenti tecnici di parte. Se io lo faccio in mediazione, posso farlo. Devo sapere che quella mediazione non sarà riutilizzabile nel successivo giudizio. Posso farlo, perché una mediazione non CTU, scusate, una revisione non C, una CTU, una consulenza tecnica non CTU, la posso fare come voglio. Basta che arrivi al risultato. Una consulenza tecnica che poi però ho la presunzione che possa essere riutilizzata nel successivo giudizio, è francamente quella non è che la posso fare proprio come voglio. Mi devo chiedere che la documentazione o i beni che sono stati oggetto di mediazione siano i medesimi oggetto di causa e prodotti in causa, perché se già produco 100 documenti in mediazione e 30 in causa, non sarà riutilizzabile la mediazione. Devo prendere un perito che il giudice avrebbe potuto nominare, quindi uno iscritto nell'elenco dei periti del tribunale, e devo formulare un quesito che possa essere di interesse per il giudice. Solo in questo caso io posso avere la consulenza tecnica riproducibile nel successivo giudizio. Tutto questo, perché so che uno dei temi è la responsabilità del mediatore, tutto questo è enormemente amplificato nel caso in cui ho la bimolaterale. Perché uno degli elementi fondamentali della consulenza tecnica, perché possa stare in piedi in un giudizio, è la garanzia del principio del contraddittorio. Come faccio a garantire il principio del contraddittorio se la mia controparte non si presenta? Devo garantirlo formalmente, cioè devo continuamente, e qua c'è un lavoro importante fatto dalla segreteria insieme al collegio mediatori, con cui io passo passo, innanzi alla contumacia di una o più parti nel procedimento di mediazione, notizio le parti che non ci sono di ciò che si sta facendo, in modo tale che sei tu che hai scelto di non partecipare al contraddittorio, ma io l'ho garantito il contraddittorio e tu hai rinunciato al contraddittorio. Aggiungo un altro elemento, che non è un elemento marginale, anzi, a mio modo di vedere, è uno degli elementi più importanti della opportunità di fare una consulenza tecnica in mediazione, in questo caso anche CTU, anziché in giudizio. C'è l'avvocato che mi dice: scusa, se devi spendere i soldi per fare una CTU in mediazione, tanto vale farla in giudizio, perché sei davanti al giudice e quindi. Il CTU davanti al giudice è un pubblico ufficiale, fuori dal giudizio non è un pubblico ufficiale. Cioè, chi di voi è CTU in questo momento non è un pubblico ufficiale. Non è un notaio, un carabiniere, un dipendente pubblico, ma nel momento in cui è sotto incarico è un pubblico ufficiale. Nel momento in cui durante una CTU dovesse emergere un profilo di reato, e penso ad esempio nell'ambito dell'edilizia, della sicurezza, della fiscalità, nell'ambito della contabilità, tutti i reati tributari e contabili, nell'ambito bancario, usura. Se io penso nell'ambito tecnico, magari l'uso di materiali, che ne so, componenti d'amianto, piuttosto che qualcosa che possa essere contrario alla norma, oppure è stato importato un prodotto che in Algeria era commerciabile, ma in Italia non lo è, ed è stato fatto con una certificazione contraffatta, eccetera. Se emerge un profilo di reato in giudizio, il CTU ha l'obbligo giuridico di rilevarlo, il giudice ha l'obbligo giuridico di segnalarlo in procura.
Se questo emerge durante una procedura di mediazione, il CTU in mediazione ha l'obbligo giuridico della riservatezza. Ha l'obbligo giuridico della riservatezza. Se lo segnala, sta violando una norma. Cioè, pensate sulle cose che vorrei dire adesso. Il giudizio, se non lo segnala, è passibile di sanzione penale, perché è l'omissione di un atto d'ufficio in capo ad un pubblico ufficiale. È un reato che, oltre alle conseguenze penali, lo farebbe venir meno dall'elenco dei consulenti tecnici. In mediazione, se lo segnala, è passibile delle conseguenze per la violazione della riservatezza. Prego? È la stessa cosa. Sostanzialmente emerge la stessa cosa. Ma in un contesto è un dato che mi serve per negoziare, in un contesto è un dato che mi serve magari anche se trovo l'accordo conciliativo innanzi al CTU per negoziare, ma una volta che il giudice ne viene a conoscenza o che il CTU ne viene a conoscenza, ha l'obbligo di segnalazione di procura. Quindi in mediazione sei un prete, dall'altra parte sei un carabiniere. Bravo, pur dando signor Filippo il contributo tecnico uguale. Allora, se io da un lato ti dico, signori, guardate che amministratore di condominio, tu hai fatto falsa fatturazione, la falsa fatturazione è un reato. No, ma che falsa fatturazione è un reato, lo fanno tutti, come fai del resto? Se si rompe lo scarico della vasca da bagno di quello di sopra e quello sotto è allagato, io mando il muratore fa la fattura al condominio e poi io addebito personalmente la fattura a quella unità immobiliare perché gli altri non vogliono pagare le spese per quello. Ecco, ne hai commessi due allora. Chi di voi abita in condominio l'ha visto fare sempre. Ma perché? Perché hai riconosciuto come una cosa che tutto sommato dal punto di vista gestionale funziona. Peccato che stai usando i soldi del condominio per riparare la vasca da bagno di quello di sopra, fino a quando lui non pagherà il saldo e le spese, hai commesso appropriazione indebita, perché ti sei appropriato indebitamente di spese destinate al riscaldamento, all'acqua, eccetera, per riparare il danno di quel signore là. Dovevi non pagarlo, mandargli l'avviso di pagamento, appena avevi i soldi pagarlo, e a quel punto avevi commesso un reato solo, che era la falsa fatturazione, perché il destinatario della prestazione è lui, non è il condominio. E la dimostrazione del fatto che è così, oltre alla descrizione della fattura, riparazione dello scarico della vasca da bagno, che non è condominiale, c'è anche il fatto che la contabilità gliel'è pure addebitato a lui. E quindi 2 più 2 fa 4. Quindi le cose alternative sono commettere un reato solo per commetterne due. Oppure non commetterlo proprio, ma se siamo qua a contestarti è perché ti ho contestato che stai utilizzando i soldi del condominio per fare la manutenzione ai singoli e fai fare fattura. Se questa circostanza emerge in mediazione, l'amministratore dice: scusate signore, però adesso o scendiamo tutti dalla pianta, oppure sappiamo che da notte dei tempi si va così. Dopodiché, se io vado in assemblea e dico che quello sotto chiamava